Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici di Live Bianconera, vamo! vamo, vamos, vamos, ancora! Allora, oggi è martedì 16 aprile 2024, sono le 15.37, rigorosamente in diretta su Twitch per il caffè di Live Bianconera. Riusciremo a superare sto lutto, io sono in lutto ragazzi, non arriva Filippetto. E non arriva nemmeno Mattia Zaccanni che ha rinnovato con la Lazio. Io sono distrutto. Io sono distrutto, mamma mia. Ma che Juve stiamo costruendo? Una Juve senza Zaccanni, senza Filippetto. Ma perché? Ma perché? Incredibile, incredibile va bene ciao ragazzi come state come state allora io so che Virmone non entrerà oggi quindi se non entra qualcun altro degli LBR ci sono solamente io vi deve abbastare vi deve anche avanzare che il direttore sta con voi non dovete rompere i coglioni va bene? Quindi questa è la prima cosa la seconda cosa che vi voglio dire è che bisogna aumentare il numerino ora c'è Marco Asci che già provvede bravissimo grazie Grazie di cuore Marco, fai 7 mesi livello 1, bisogna aumentare questo numerino qui, il primo, 239, dobbiamo arrivare a 433 a fine mese, a ah, fine mese, ok? Forza. E l'altra cosa, Telegram subito. Subito, porca puttana! Subito! Subito, io vi minaccio! Io non sono gentile come gli altri streamer! Iscriviti se vuoi, lascia... No, vaffanculo, ti devi iscrivere ora! Ora ti devi iscrivere, santa miseria! Che noi stiamo dietro alla Juventus tutto il giorno? Per cosa, secondo voi? Per cosa? Per aumentare gli iscritti, santa miseria! Eh no, vogliono la gentilezza! Iscriviti, forza! Siamo gentili, viva la Ju... Oh! Forza! Forza! Telegram, avanti, Live Bianconera Channel, subito entrare subito. Siamo 658 in questo momento. Io devo arrivare a 1000 alla fine del campionato. A mille se non arrivo a 1000 perdo la scommessa. Perdo la scommessa, capito? e poi eh, dovete sentire gli altri che subito Villani non si è arrivato affanculo, forza, avanti avanti, avanti, due altre sub molto bene, molto bene allora salutiamo e ringraziamo la sub di Samuele, Villani beffato eh, effettivamente, 14 mesi livello 1 e poi una la, lega, la regala Forza Juve uh, all'Olle Fiore, grazie mille Forza Juve e grazie a tutti voi salutiamo i ragazzi della chat aggiorniamo il numero del nel counter, siamo a 241, esatto. ma 241, allora salutiamo i ragazzi che sono in chat. Subito, a partire da Virgi, ciao Virgi, ciao Meimer. No, ma un minuto di silenzio per il povero stagista di tutto sport. Sì, tra poco ne parliamo. Tra poco ne parliamo perché è stato molto divertente. Ieri, eh, tra l'altro, questa saga di Felipe Anderson, Palmeiras, Juventus, l'abbiamo seguita in diretta sul canale di Glauco. Che non so se sta ascoltando questa live in questo momento. Lo saluto, nel caso. E stavamo su Jmegas in TV, io, Toselli. Corsa, Willy Signori, eh, Glauco stesso, Harry. Eh, improvvisamente è successo di tutto, clamoroso, è successo di tutto. Ciao Ricky, ciao Floyd, ciao Giuseppe, buon pomeriggio. Soprattutto a Pedulla, il gol del calcio mercato, assolutamente il gol del calcio mercato e noi dedichiamo a lui, al nostro samurai, l'ennesimo coro. Vai! Mamma mia. Pedulla. Grazie, grazie, grazie Got. Che ieri, tra l'altro, mi ha risposto, ieri era il compleanno di Pedulla. Eh, lui è a New York a festeggiare se lo merita questa pausa. Gli ho scritto in privato, complimenti per lo super. Tanti auguri, lui, gentilissimo, mi ha risposto subito. Mm, grande persona. Ciao Toriddozz, ciao Bercio, ciao Lasa. Possiamo mandare Perry e Mason fino alla caccia di Allegri? Mm, io lo manderei pure però ragazzi, poi ci rompo un po' i coglioni ciao a Dolipismo, ciao a Daniele ciao Daniele, ciao Antonino, ciao Craudem. Eh, se parliamo più di 5 minuti no ma ne parliamo, ma non solo di Felipe Anderson parliamo un po' di tutto ciao Noman, eh, sì, ho... sai che ho messo la luce un po' strana oggi Dai, ma io mi diverto a cambiare ogni tanto il ring, il ring, l'effetto Paola Ferrari lo chiamo, ciao Slevin ciao Juvental, ciao Piarasco, ciao Bliusima. dice sono direttore sessuale questa è una brutta cosa, fatelo dire Ciao Enrico, attenzione, discesa di Criscino sulla fascia, cross in mezzo. Pedulla e rovesciata. Gol! La palla in rette, rette, tipo eh, compagnoni, rette, rette. Va bene. Ciao Raffone. Ralfone a, a, solitamente apprezza le mie imitazioni che non sempre sono il top ma ogni tanto eh, possono far ridere ciao Gianni, Gianni poi ciao Lombardo il boomer è riuscito a iscriversi al canale Telegram e non rompere il cazzo di Lani che altrimenti chiamo Zuliani questa è brutta questa minaccia è eh, molto brutta perché se la solo perché Virmone non c'è me va bene lo stesso non vi preoccupate ci sono io, ci sono io eh, questo è il livello del nuovo potenziale della Juve io un essere che si lascia fregare Felipe Anderson nella scuola che ha sede delle Ma fa culo, vai. Ma fa culo, Ricky. Ciao. <ride> Ciao Zebrino, grazie per la sub, grazie per la sub, grazie per la sub vediamo quanto fai con noi fai 20 mesi ciao grazie mille grazie mille aggiorniamo il canter siamo a 2.42. e 42. grazie mille andiamo avanti a leggere i vostri commenti ancora Piviere Andreina eh, Alfred ciao V89 Antonio eccoci pro, tutti pronti a fare il collettone eh, per lo stipendio di Max ma quella è una minchiata ragazzi secondo me quella è una minchiata è una minchiata ciao Piero abbassa la luce C'ho Juventus by Bus. Che non è Juventus, è ancora in onda. Juventus, vediamo un attimo. Fatemi controllare: in onda? No, non è in onda. E eh, va sempre in onda. Stanno. Basta. Avete rotto i coglioni pure sempre in onda. E dalle 9 alle 10, la mattina con Juventus. Poi casa Juventus. Poi pomeriggio con Juventus. Poi passa la sera con. Oh, basta. Sempre in live. State. Vaffanculo. niente, si Amici, ripeti. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao ancora, Spacecat, Crowdem, Dean, Rosso Jester. Che vuol dire NQ? Che cazzo vuol dire? Un insulto, va bene. Eh, ciao, Stone, grande live da Grauco per un attimo. Credevo arrivasse la notizia sonero purtroppo no. Ciao, Ziuan, ciao, Rosso Jester, eh, Monbrano da Conte lo 0,000%. Sì. ha ragione in questo caso. È l'unica volta che ha ragione, probabilmente. Ciao, Dario, ciao non solitamente, Ralfone apprezza tutte le tue imitazioni, ma quale tu. <ride> uh, ciao Ivi, ciao Ivana. Uh, quando cacciamo il mago, ti rimetterai? No. Ciao Centa, comunque. Ciao Robby, ciao Peggio di Barbara D'Urso. Aspetta, fermi un attimo, fermi, fermi, fermi. aspetta. Ho abbassato di un bottoncino. Vabbè, andate a fare in culo. Uh, ciao Dios 7 Maggio. Sì, l'ho rimossa. Non l'ho rimessa. Non l'ho rimessa. L'ho rimossa. Non rimessa. Ciao a Mario, ciao a Virgilio. Eh, tutto sport ha fatto in tempo a cambiare, comunque, ragazzi, la, la copertina. Allora, parliamone. dai Parliamone un attimino di questa storia di Felipe Anderson che è successo ieri sera. No, io non odio nessuno, Galvor. Ma figurati, io scherzo, io amo scherzare, ma non odio nessuno. Ma figurati se io odio qualcuno. Eh, allora, allora allora direttore quando danno la notizia l'esonero del nuovo allenatore. La domanda era 100 milioni di dollari. Sapete cosa? Io ho ricevuto una notizia del nuovo allenatore dei Nets. Ci sono rimasto molto male, devo dirvi, perché l'ho scoperta proprio stamattina è arrivata alle 5 del mattino ieri notte l'ho vista stamattina ci sono rimasto molto male sinceramente eh, vabbè ma andiamo, andiamo avanti così eh, vabbè lasciamo stare ciao Galvano, Romeo Agressi su WS ha confermato che esisteva un precontratto e ora Felipe Anderson potrebbe pagare una penale eh, questo sinceramente io non lo so sinceramente non lo so, non lo so ciao Fulmonti, ciao cica Massimo cica Maximo dove Felipe Anderson va al Palmeiras perché non vuole essere allenato da Massimiliano Allegri Ciao Andratos, ciao Lukex. Grazie mille per la sub. Andiamo, grazie sì. ottimo. Grazie Lukex. Siamo a quota 2,43. Vediamo quanto fai con live Bianconera. 29 mesi sono tantissimi. Grazie di cuore a tutti quelli che si stanno abbonando. Uh, sì, abbiamo preso Fernandez, no, come si chiama? Fernandez si chiama. Jordi eh, Fernandez si chiama, lo so. sa. Sì, 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 lasciamo sì, stare. L'ennesimo head coach al primo anno. Dopo Nash non siamo contenti, dopo Atkinson non siamo contenti, dopo Vaughn non siamo contenti, ne prendiamo. Ferra Ferragnez. <ride> Ferragnez. Ma ho cambiato, e fatemi cambiare un attimo, madonna che cazzo siete, fatemi, io devo sperimentare un pochino, fatemi sperimentare un pochino, ciao Max Colas. Allora, dai, parliamo un po' di Felipe Anderson e di questa storia. Perché, perché, no, Motta arriva. Eh, perché è successo questo? Ieri eh, ero in diretta da Glauco a J Megas in TV e arriva il comunicato di Felipe Anderson, tra l'altro un comunicato che fa il 15 d'aprile, oggi è 16 d'aprile, no? e dice grazie tifosi della Lazio io rimarrò sempre uno di voi un grande professionista non mollerò un centimetro eh, per questi colori bianco celesti eccetera eccetera e io come tutti gli altri ci aspettiamo vabbè questione di due giorni tre giorni e mi arriva il comunicato Felipe Anderson ha firmato con la Juventus e no perché mentre noi pensavamo pensavamo che era fatta Qualcuno, ovvero il samurai Alfredo Pedulla, ha dato notizia, ragazzi, la Juve è molto defilata, la Juve è defilata, tra poco vi racconterò qualche retroscena perché mi è stato comunicato questa notte, eh, quindi eh, non, non andatevene via perché tra poco vi racconto qualcosa. Eh, Juve è defilata, Juve che non c'è, Juve che comunque eh, non vuole svenarsi per il calciatore. Eh, e niente, e io sinceramente, io devo essere molto onesto con voi, l'ho detto anche ieri pomeriggio, non voglio fare la faccia di culo per dirvi, io lo sapevo che andava al Palmeiras, no, io pensavo che andasse alla Juve. Io pensavo che quella voce di Pedulla l'avesse messa in circolo Giuntoli, l'avesse circolo Giuntoli, perché magari la sorella che è l'agente del calciatore, magari aveva fatto delle richieste forti alla Juventus, le commissioni, aggiungiamo un bonus, e invece di tre facciamo 3-2, capito? E io la, il primo pensiero che ho fatto è, Ah, vecchia volpe di giunto, li fai uscire tramite pedullà che la Juventus si defila perché magari non accetta le tue condizioni. E invece, 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 la realtà è che effettivamente il calciatore ha fatto una scelta la definiamo di vita diciamoci la verità ragazzi quando un calciatore a 31 anni va in Brasile dopo che passa dalla Serie A eh, da comunque un campionato top europeo non sarà il primo ma sarà il terzo il secondo eccetera e beh ragazzi eh, dice addio al calcio di primissimo livello dice addio al calcio di primissimo livello eh, questo credo che sia fuori di discussione no e quindi poi tutti gli altri, Fabrizio Romano, eccetera, hanno dovuto dare la notizia, dato che è arrivato il comunicato del Palmeiras, che il calciatore ha firmato col Palmeiras. Quello che però mi è stato detto dopo, ragazzi. Aspetta, aspetta, Claudio, ora te, ora te la racconto. Attenzione, andiamo con calma. Andiamo con calma, perché eh, poi eh, io ho fatto un paio di messaggi. Ci siamo, ci siamo, no? Eh, con, non, come si dice? In qualche modo messi a parlare di questa cosa, nel senso. Juve l'abbiamo presa nel culo? fondamentalmente l'abbiamo presa nel culo o abbiamo lasciato Felipe Anderson? è un po' ragazzi è 50-50, non è che voglio fare il democristiano ma per come me l'hanno raccontata è 50-50 ovvero, ovvero quello che mi hanno detto è che venerdì allora anzi no, facciamo un flashback facciamo un flashback intanto Andrato dice che non li fanno il caldo del canale ci stava bene allora, giunto lì sta dicendo da un po' di mesi ai reporter che si occupano di mercato della Juventus che lui solitamente i parametri zero non li annuncia mai eh, mentre la stagione è in corso. Perché, dice Giuntoli, perché se io prendo un accordo subito con un parametro zero, lo pago quanto la gente vuole, lo pago quanto la gente mi richiede e forse anche un po' di più, mi faccio un po' prendere per la gola. Ok, o per il collo, eh, dipende dalla parte del collo a voi più nobile eh, quindi dice questo Giuntoli ai reporter juventini io i parametri zero, state tranquilli, non ve li annuncio eh, prima che la stagione sia finita, sì sì è vero Meccengino lo disse, lo, lo disse, ma io chiaramente devo ancora imparare a conoscere più che Pedullà, Giuntoli no? è, è al sarà il primo anno ragazzi di, di operatività sul mercato della Juventus bisogna imparare a conoscerlo no? E, e che succede, ok, c'è questa comunicazione. Venerdì mi dicono dalla regia. Mi dicono dalla regia. Che è Giuntoli fa sapere ai giornalisti, ragazzi, noi su Filipe Anderson non ci siamo. Venerdì venerdì era quando? Venerdì 12 quindi quattro giorni fa, quattro giorni fa. È giuntoli fa sapere ai. ai giornalisti, reporter eh, della Juventus che la Juve non è su Felipe Anderson. Però ragazzi, anche qui cerchi... bravo crowd, bravissimo, non gli hanno creduto. Ma attenzione, ci sta, cioè io da questo punto di vista voglio mandare un grande abbraccio a Romeo che lo conosco, soprattutto, e lo voglio mandare anche ad altri che non conosco, ai Romano, ai Moretto, eccetera. Perché hanno preso sta roba come un class una classica smentita di rito. Questo è quello che mi hanno raccontato. Ovvero, che fondamentalmente, sì, sì, Giuntoli, <ride> dici che non arriva, già ha già avuto la firma. E invece no. E invece per una volta Giuntoli diceva la verità. Ha detto la verità. Venerdì ha detto che la Juve non c'era più su Felipe Anderson. E oggi, che ieri era lunedì, oggi è martedì, la Juve non c'è più perché non, non lo prende Felipe Anderson. Altra cosa che mi è stata detta ieri, altro retroscena, è che un po', per quanto riguarda adesso vi, vi, vi parlo del mondo del giornalismo, no? Che ogni tanto ci parlo con queste persone, ragazzi. Eh, mi è stato detto che da parte giornalisti era un po' difficile avere dei riscontri su questa trattativa. Su questa trattativa, perché la gente di Felipe Anderson non è una gente che ha, per esempio, 27 clienti nel calcio europeo, ma è. La sorella che sta in Brasile e quindi avere un riscontro magari con, facciamo finta, un assistito di questa agenzia che eh, si occupa anche di Felipe Anderson. E a quel punto puoi avere no, un riscontro sulla voce che gira. Invece qua non c'era niente, non c'era nulla. Quindi ragazzi, eh, c'è stata questa difficoltà, eh, c'è stato questo passo indietro evidentemente di Felipe Anderson che. In qualche modo, no? E ha fatto un'altra scelta, e me lo mandate. Allora, voglio mandarvi quello di Fabrizio, però mandatemelo sul Discord cortesemente e anche quello di Alfredo, così abbiamo una campana e un'altra campana, no? E, e quindi è così. E quindi è andata così. E Juve beffata. Non si sa se la Juve è beffata o Felipe Anderson beffato, e certo, ragazzi, non è che sta andando al Manchester United, sta andando al Palmeiras. E quindi va bene, ciao Sky Blue La voce secondo la quale la Juve pagherebbe metà di ingaggio? No, è una minchiata. Secondo me, secondo me è una minchiata. Secondo me poi, anche qui, se tra poco arriva il link: eh, Napoli è fatta per Allegri. A parte che godo tantissimo, ma sarei anche contento che eh, la Juve risparmierebbe almeno la metà di ingaggio. Mi sembra una minchiata, sinceramente. Allora, vediamo un po' cosa dice Fabrizio Romano. Grazie, 17 maggio e grazie, ai ragazzi che mi hanno mandato il link, grazie di cuore vediamo un po' la ricostruzione che fa Fabrizio Romano vediamo se è quella che ci risulta a noi ha fatto, ha fatto il TikTok, vediamo un po' Fabrizio Romano Fabrizio Romano, vediamo vediamo, vediamo. Spazio, su Spazio Lazio questa sta roba, Vabbè, vediamo, un minuto insieme, vediamo, sentiamo. Felipe Anderson a sorpresa lascia la Lazio come ci si aspettava non rinnova il suo contratto, lo conferma ufficialmente e firma con il Palmeiras, un'operazione lampo chiusa dal club brasiliano che stava cercando un sostituto per Hendrik, che a luglio eh, diventerà un nuovo giocatore del Real Madrid. Felipe Anderson nel colpo a sorpresa dopo che c'è stata grande, grandissima tensione tra la Juve e Felipe Anderson, i suoi agenti, specialmente la sua famiglia, che è molto vicino a Felipe Anderson e ne cura gli interessi. Non ha gradito eh, le voci che vi abbiamo raccontato in queste settimane, la Juve era un passo da Felipe Anderson, sappiamo che con i parametri zero finché non si firma tutto può succedere, ma Felipe era vicino alla Juventus, ha ricevuto una proposta formale, un contratto di tre anni, tutto era quasi pronto, mancavano dei dettagli eh, con un contratto che cambiava senza il decreto crescita, quindi bisognava sistemare qualcosa dal punto di vista fiscale e dello stipendio l'operazione però è saltata dopo le notizie che vi abbiamo raccontato non sono state gradite eh, soprattutto da chi era vicino a Felipe Anderson qui... cioè, quindi la versione di Fabrizio Romano è che beh posso dire che però mi sembra un po' strano oh, Fabrizio Romano è affidabile solitamente quindi però la versione l'entourage di Felipe Anderson non firma, non fa firmare Felipe Anderson con la Juve perché le notizie sono state sgradite Bah ragazzi, cioè tu praticamente lasci il calcio che conta, che sia Serie A, Premier League eh, e Bundesliga, per andare al Palmeiras perché non hai gradito le voci, i rumors, mi sembra un po' strano. Oh, però no. vediamo ragazzi, sentiamo. Quindi sceglie di filmare con il Palmeiras, diventa un nuovo giocatore del Palmeiras, è un'operazione. Da free agent a parametro zero per la Juventus. Chiaramente, questo cambierà i piani. Juve che andrà su giocatori diversi in quella posizione. È stata molto vicina a Felipe Anderson, che però sceglie di rispondere così alle notizie che vi abbiamo eh, raccontato. Ma in che senso sceglie di rispondere così? Ma mica, stiamo su Twitch adesso? Parlo io. Sta firmando il contratto con un'altra squadra. Ma ragazzi, mi sembra un po' strano come ricostruzione. Dico, non cioè... sono piaciute a Chiara, vicino a Felipe perché ancora mancavano le firme e si aspettava di fare tutto. Ringraziato. Bah, siete convinti ragazzi? Oh, le notizie si possono cannare. Cioè, ripeto, Fabrizio rimane affidabile, gli altri rimangono affidabili. Notizie, sì, io vi ho spiegato che. però mi sembra un po' strano. Sinceramente, mi sembra un po strano. Sì, Se tra poco leggiamo anche gli Zaccani, non vi preoccupate. E allora ne approfitto per mandarvi anche eh, invece la ricostruzione, ripeto, di un uomo che dovrete, dovete, ripeto, iniziare a considerare molto da vicino per quanto riguarda l'affidabilità. Su Giuntoli e sulla Juventus che è Pedulla di Alfredo. Eh, io ve lo dico da mesi, dovete sentire questa campana perché Pedulla e Giuntoli hanno un gran rapporto. Ieri mi, mi, mi è stato anche riconfermata questa cosa qui. Eh. Eh, sentiamo, sentiamo un attimino. Cosa dice Alfredo? Vediamo se ci dà qualche motivo in più eh, di questa trattativa, che è saltata direttamente da New York, prego. Ho il campione degli Yankees. Grande. Ciao a tutti, vi volevo ringraziare gli auguri eh, sono le 17.30 qui a New York eh, siete stati gentilissimi eh, vi ringrazio per l'affetto però poi immaginate che il mercato non muore mai a New York, a Hong Kong a Singapore, vi volevo spiegare questa anticipazione che abbiamo dato e che ha confermato poco fa il Palmeiras su Felipe Anderson noi abbiamo scritto subito dopo pranzo che la Juve si stava defilando È vero. che non aveva intenzione di affondare perché la volontà di Felipe Anderson era quella di tornare al Brasile, in Brasile. Lui aveva ricevuto due proposte dal Brasile: la più importante, quella del Palmeiras. Aveva ricevuto un'altra proposta da parte di un club eh, straniero, eh, ma, europeo. Ma lui ha dato la priorità al Brasile e confermiamo quello che abbiamo anticipato: per motivi di famiglia, la nostalgia, la saudace, la necessità di tornare a casa, la volontà di fare una scelta diversa. È vero, la Lazio gli ha fatto. Questa proposta, ma lui ha voluto e ha deciso di andare fino in fondo. La Juve, i contatti con la Juve non ci sono più stati negli ultimi 15 giorni. Vedete, però, vi dice riposte che per... non ci sono stati contatti negli ultimi 15 giorni, cioè non si tratta manco della roba che è nata ieri. Eh, ragazzi, ah. che Felipe Anderson oggi 15 aprile per me, ancora 15 aprile per Felipe. Auguri a lui in Italia, siete dopo ormai. A ridosso della mezzanotte, una clamorosa svolta. Felipe Anderson riparte dal Palmeiras. Grazie a tutti e un saluto da New York grande, 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 grande. grande. Complimenti, complimenti ad Alfredo per aver beccato la notizia. Sì, ma, sì, ma ha, rag ha ragione, Gab, Hanno canato la notizia: succede, non è che crolla il mondo, sti cazzi, amen. Assolutamente. Attenzione, c'è un messaggio che mi piace molto leggere. Complimenti a Red Warner. Oggi mi sono laureato, dice Ed Warner. Volevo ringraziare di cuore tutte le B. Eh, la per la compagnia che mi ha dato durante il percorso cioè pensa questo se il laureato ascoltando i caffè di live ancora era pensa no eh, ragazzi sono la roba da sbloccare io non è che posso chiedere a... cioè capito cioè che non mi mette in, diffic... in difficoltà perché se chiede io so che c'è questa cosa che molti accanto sono stati bloccati e eh, quindi non no no non, non, potete, non potete, come dire, eh, eh, in qualche modo eh, mettere in difficoltà a me, che eh, adesso ho questa, questa, questo, questo, questa mia amicizia, questa, questa stima comunque si prova con... Esatto, eh, manco si ricorda Alfredo, ha ragione. Ha ragione. Vabbè. Allora, la gente deve capire, c'è cioè, la medusa della notte, che, che il calcio il mercato cambia in continuazione. Un sì sicuro l'indomani potrebbe diventare un no, poi le cose al 100% le sanno solo le società. Ma sì, ma ci sta, ma ci sta. Va bene, ciao Ando, ma sono contento per te. Era ora così, era ora <ride> 15 giorni fa. Per ci metteva in guardia pure qui in live, va bene, va bene, va bene. L'altra notizia, no, aspettate un attimo. Facciamo anche un piccolo: Oh, è per farci due risate, Guido. Ci vogliamo fare due risate? Non ci stiamo attaccando. È per ridere, tanto si può sbagliare, sai, qua... ragazzi, anzi, lo dico. Ieri l'editoriale sulle AI su YouTube eh, si titolava così Felipe Anderson a un passo perché noi abbiamo riportato le cose che leggevamo quindi possiamo un po' la gente può dire Villani hai sbagliato il sì ho sbagliato il titolo se può si se può, può sbagliare la vita c'è un'altra sub mi sa mi sa mi sa forse Lukex l'ho ringraziato mi sa di no quindi la ringraziamo adesso grazie grazie lukex 29 mesi con amazon prime aggiorniamo il counter del sub siamo a 244 gatti 244 gatti dobbiamo arrivare a 433 forza ragazzi ciao bombi juve allora eh, mentre appunto ero in live poi qualcuno ma bisogna capire se fosse veramente vera sta cosa mi ha mi passato la prima pagina di tutto sport ed era questa felipe1 <ride> Gli agenti e la, la Juve, di la Juve di stanno definendo il contratto in scadenza con la Lazio. Il brasiliano da luglio diventerà bianco-nero fino al 2027 per 3,2 milioni a stagione. Eh, sul fronte biancucese rimane caldo Zaccagni, eppure quella non è andata bene, eh, va bene, tra l'altro. So, abbiamo perso tre obiettivi in una notte. Eh, Ferguson che si è fatto il crociato. Zaccanni e Felipe Anderson, e quindi è dato così. Poi vi leggo anche per completezza che, oh, anzi, facciamo i complimenti a Guido per una volta ha fatto in tempo, esatto, si è salvato in corner, ha fatto in tempo a cambiare la prima pagina in pochi minuti eh, mi, mi chiedo pure come cazzo abbia fatto nel senso che non è facile per un giornale poi cambiare subito, invece la prima pagina è stata repentinamente cambiata ed è diventata questa tormenti Chiesa, futuro il Diz equivoci tattici, Muguni nel derby, l'Azzurro soffre però non va via, per la Juve non è incedibile ma ancora non si è fatto vi vivo un club gradito a Federico, intanto il giovane Turco firma e prenota la maglia numero 10 quindi hanno fatto in tempo, chissà che cazzo gli hanno fatto scrivere a Sarandin, eh, e niente ragazzi. Complimenti a Guido che è riuscito a cambiare <ride> in corsa la prima pagina. Ciao, spero. Buon pomeriggio a te. Eh, ah, la, è la terza! È la ter nella seconda aveva sbagliato. No! Mannaggia la miseria, mannaggia. E eh, va bene, va bene, la fretta, ragazzi. La fretta, la fretta, la fretta. Ti avevo già ringraziato, eh, beh, ho ringraziato. dovresti regalarne un'altra sub per, perché ti ho ringraziato due volte. Va bene, l'altra notizia di giornata, eh, Virmone non c'è oggi, eh, l'altra notizia di giornata, cari ragazzuoli, riguarda sempre un esterno della Lazio che non giocherà molto probabilmente con la Juventus la prossima stagione. Vi dico il mio pensiero molto rapido e onesto, eh, io preferivo, lo sapete, preferivo lui a Felipe Anderson. Grazie, intanto Gianmarco, grazie di cuore per la sala, grazie di cuore. 5 mesi con Amazon Prime, grazie di cuore, grazie di cuore. Eh, io preferivo Zaccagni a Felipe Anderson, mi piace di più. Zaccagni eh, era un giocatore di scadenza 2025 eh, alla Lazio. Magari potevano arrivare 10-15 milioni con bonus, con qualche operazione, con Rovella di mezzo, eccetera. Ed è saltato perché il calciatore ha preferito eh, allungare il contratto sempre con la Lazio e noi a questo punto ci rivolgiamo sempre a, ad Alfredo. Eccolo qui, esclusiva Zaccani, rilancio Lazio e Nella Notte e rinnovo fino al 2029. Vediamo se ci dà qualche dettaglio in più nella sua, nella sua pagina. Vediamo un pochino, eccoci qui. Uh, lo, ve lo leggo, Zaccagni rilancia Lazio nella notte e rinnova fino al 2029 dopo aver perso Felipe Anderson la Lazio ha organizzato un blitz a sorpresa, ha trovato nella notte l'accordo per il rinnovo di Zaccagni esterno offensivo classe 95 Aveva un, un contratto in scadenza eh, e ha prolungato fino al 30 giugno 2029, l'ingaggio dice minchia, l'ingaggio sarà superiore ai 3 milioni a stagione più bonus ragazzi la Lazio gli dà uno stipendio da top player a Zaccagni eh? da top player, porca miseria eh, Aspettava il rinnovo già la scorsa estate dopo la strepitosa stagione che aveva portato il secondo posto ai biancocelesti. Avevamo raccontato dell'interesse concreto della Juve che c'era stato un incontro legato però all'eventuale rilancio della Lazio. Un rilancio che c'è stato nella notte dopo un summit con l'agente Mario Giuffredi. E così Zaccani si lega alla Lazio per altri cinque anni. Complimenti alla Lazio, il suo contratto eh, e niente, buona fortuna anche a Zaccani. Ma quindi. Questo cosa può significare per, riguardante le strategie della Juventus nel reparto degli esterni? Potrebbe significare, opzione 1, opzione 1, rimaniamo così. Quindi Chiesa, il Diz, Ealing, Sule, che torna. Opzione 2, ci sono altri nomi a sorpresa che noi non conosciamo. Eh, opzione 3, la Juventus magari intende cedere qualche giocatore di questi qui e investire in altri reparti. Non lo so, io non so, finché non conosciamo i nomi è molto difficile secondo me eh, delineare un contorno tattico e tecnico della Juventus del prossimo anno, anche perché molti di questi calciatori molti di questi calciatori, soprattutto quelli che torneranno ma io penso anche il Diz, dovranno essere valutati dalla guida tecnica ragazzi dovranno essere valutati da, dalla guida tecnica nuova che probabilmente sarà Tiago Motta e quindi... Eh, bisogna aspettare che questo te riporti il ritiro e, dice, e dica questo sì, questo no. Eh, non, è, non sarà magari facilissimo. Eh, il nome che più, secondo me, è imbilico è quello di Chiesa, che ha determinate caratteristiche. Secondo me quello sicuro di rimanere invece è il Diz. Eh, con lui ci puntano anche a livello di marketing, a quanto ne so. Non so se gli daranno la 10, si parla della 10, vedremo se gliela daranno. Eh, ma lui sono abbastanza certo che rimarrà. Gli altri sono tutti sul mercato, secondo me. È un discorso che facevo anche nella live di ieri di Glauco. Eh, sì, ci sono le preferenze. Sì, ci sono ehm, ehm, eh, un, mo un modo diverso di affrontare la preparazione atletica, un modo diverso di affrontare la preparazione a tattico, con un cambiamento magari di modulo, però il nostro mercato si baserà anche e soprattutto su quello che pensano gli altri dei nostri calciatori, ovvero sulle uscite se un giocatore non ha mercato tu non puoi darlo oggi, la domanda che faccio a voi è questa, Chiesa ha mercato Ealing ha mercato, Bla ma vale per tutti, ragazzi, lo scorso anno la Juve non fa mercato in entrata, perché offerte arrivate concrete per i nostri calciatori Sapete quali sono state? Zero. Zero. Blavic non le ha offerte. Chiesa non le ha offerte. Come fai mercato? Come fai mercato? Perché se tu hai un allenatore che svaluta tutto il mondo, gli altri, e non fai manco le coppe tra l'altro, e viene eliminato dal Maccabi, ma perché una squadra di Premier deve prendere un tuo calciatore? La squadra di Premier magari va bene, ha i suoi osservatori che fanno vedere le partite di Serie A, ma si basa nella sua, um, nel suo recruiting del talento, soprattutto per gli standard internazionali delle partite europee, se te non ne giochi le partite europee importanti vanno su Tonali che è ludopatico ma se fa una semifinale o vanno su eh, Chicco Chiesa che non è ludopatico, bravo ragazzo ma invece non ci arriva manco a giocarla manco a donarla la semifinale della Champions League capite ragazzi, è complicato il suo discorso mettetelo in testa eh, il mercato non è facile così e invece di raccontarci frotto le amici allegriani, bass... ah, mi, mi prendo i cinque minuti adesso, eh? che crea valore, che lancia i giovani, dalla finestra li lancia i giovani. Non è lanciare i giovani, quello non è bassi fondi, volevo dire, bassifondi, bassifondi. bassi fondi, bassi fondi, bassini, bassini, ma bassini non lo so. Dovete valutare, ragazzi, che Starosa non ha acquisito valore, lo sta perdendo il valore. Lo sta perdendo il valore. Quando ha esordito il Diz c'era tutto sport che il giorno dopo parlava di 100 milioni. Oggi vale 100 milioni. Dopo un mese e mezzo di allegrismo, vale 100 milioni il Diz. Se, se, se li ha mai, eh, eh, se ci si è mai avvicinati a quella cifra. Ma no, ma no, ma no, ragazzi! E quindi cerchiamo di essere seri anche noi nell'analisi. Cerchiamo di essere seri anche noi nell'analisi. Perché sembra sempre che i nostri siano più bravi degli altri. Non lo so, probabile anche che molti vanno rilanciati. Ma se il campo ci dà un responso perché la guida tecnica non si schioda dal 2 del cazzo e non si schioda da un gioco di non possesso ma agli altri, ai nostri calciatori non, ci avvic non si, si avvicinano ragazzi non ci arrivano non, non li vogliono l'anno scorso la Juve cede Rovella a, con una formula anche abbastanza bislacca alla Lazio e, ma mica è stato sotto Allegri sotto Palladino è stato chi è che si rilancia? su Sule e su Sule a di Francesco bisogna fare i, i ringraziamenti. Baranecea. grazie di Francesco. Grazie di Francesco. Salvati col Frosinone, ti auguriamo di salvarti col Frosinone. E quindi, eh, per quanto riguarda il mercato in entrata, dato che sto leggendo anche stronzate, fatemelo dire, sto leggendo delle grandi stronzate, perché adesso diventerà il giochino del massacro di Giuntoli. Ah, non sei stato manco bravo a prendere Tizio Caio e Sempronio. Lo so che arriverà dagli amici allegristi, lo so. Sarà un'estate così, lo so, ma fare mercato in queste condizioni è difficile. È difficile fare mercato così, con questo disastro. È difficile, cazzo. Dovete mettervelo in testa che sarà un'impresa molto difficile. Secondo me ci riuscirà anche, ma sarà complicato. Sarà molto complicato. Ma chi, pensate, ma chi pensate che può mettere e ricavare tantissimo dalle cessioni la da Juventus, ragazzi? Ricordatevi il prezzo. Quando arriva Chiesa, l'abbiamo pagato 60 milioni. Quanto vale oggi, Chiesa? Va bene l'infortunio, ma è passato un anno e mezzo dall'infortunio, dalla ripresa. Quanto vale oggi? Vlaovic, quanto vale oggi? Eh, no, non sto piangendo, ma leggo anche stronzate. Bonucci, caro Bonucci, caro il grande Bonucci capito, leggo anche stronzate e non levo e in questa chat in questa community certo che dobbiamo essere critiche e non far passare niente assolutamente che sia Giuntoli allegri tare tiago motta eccetera però bisogna anche essere intelligenti e capire le difficoltà bisogna essere intelligenti e capire le difficoltà perché se il prossimo anno io leggo critiche eh, da gente in malafede la gente in mala fede che vuole avere il pretesto di attaccare Giuntoli per salvare tre anni di disastri? Santa miseria. E allora mi incazzo. E eh, vedi, eh, io a te sto mi sto riferendo proprio a te. Lo stagista Giuntoli. Perché stagi Perché devi attaccarmi Giuntoli? Cosa ha fatto Giuntoli? Vedi, vedi questa, oh, mi, mi, mi spiace, Ma i Sei disonesto, sei disonesto. Lo stagista come può operare a, eh, Giuntoli sul mercato per un anno quando c'ha un serial killer in casa? un serial killer calcistico ma come fa ad operare? guarda il mercato che gli ha fatto a gennaio non hanno visto un minuto questi ragazzi Shalò, ma come faccio a valutare Shalò? come faccio a valutare Alcaraz? non iniziamo ragazzi non iniziamo che non va bene sto clima che non va bene sto clima non mi piace sto clima ve lo dico perché attenzione 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 a quello che succederà perché se vedremo qualcuno ceduto ad una cifra inferiore rispetto a quanto ci aspettiamo noi, eh, non, non è colpa di Giuntoli, è il mercato è il mercato ragazzi che decide No, i, i, i primi a creare no a Fessacchiotto, mo te chiamo per nome mo te chiamo per nome il mercato non segue la Bianconera, caro stronzetto che mi ci avete sparato, sto cazzo il mercato, no 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 il mercato non segue Fabio Villani il mercato, il mercato segue le partite, il mercato non segue la bianconera, segue le partite e i giorni sono tutti svalutati. Si sono tutti svalutati. Capito? Il mercato non segue me, perché una volta si diceva uh, oddio, oddio, tutto sport fa vendere Pogba. No, Pogba viene venduto perché è stato, eh, è, stato è stato valutato alla grande. Certo che è colpa di Allegri, certo che è colpa di Allegri, è colpa mia? Ma vai a fare in culo, io non ti leggo nemmeno, guarda, non ti leggo nemmeno, vai a fare in culo. Giocatori mediocri, no, ci sono utenti mediocri, non calciatori mediocri. Utenti mediocri sì, utenti mediocri sì, calciatori mediocri non lo so, utenti mediocri sicuramente sì. Dai, eh, per favore, smutatemi, mutatemi sto, sto imbecille, dai. Ma dai mi sti imbecille, la santa miseria. Ancora dopo tre anni devo leggere queste stronzate. Vedete, ragazzi? Il... No, ma non è un dibattito! Questo non è un dibattito! Non è un dibattito questo. Che dibattito è questo? Quale dibattito è? I cinque scudetti, ficcateli nel culo i cinque scudetti. I cinque scudetti. Eh, Non contano niente. Cioè, sul... Il mercato si basa sull'oggi. Non si basa su ieri. Il mercato si basa sull'oggi, amico mio. Il mercato, sai cos'è cos il mercato? Che è una squadra di premier, non ti siano vicini nemmeno i tuoi calciatori. Non li vogliono i calciatori della Juventus, il dibattito. Che cazzo di dibattito vuoi? Che cazzo di dibattito vuoi? guarda la valutazione di Vlaovic. Vuole il dibattito, vuole. Vuole il dibattito. Ma quale dibattito, santo Dio? Il dibattito, ma santa Madonna. Ma no, ma mica, ma, ma, io, ma, 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 sai, ma sai perché? Reed, ciao, Rid. Mi arrabbio, io non so perché mi arrabbio, perché so già cosa sarà quest'estate. Sarà un eterno gufaggio, sarà. Sarà un eterno gufaggio, sarà. E da parte, dal fuoco amico, dal fuoco amico che non vuole ammettere che si sono fatti degli errori. Che non vuole ammettere che sono tre anni di disgrazia. Questo mi fa arrabbiare. Perché se non si ha l'idea di cosa siano stati questi tre anni di oscurità, di schifo, di... Disgra... Allegri bis, è la più grande disgrazia mai avuta la Juve, non siete, non siete pronti a questo discorso, ve lo ripeto, ve lo ripeto. Se non ce lo mettiamo in testa, se non ce lo mettiamo in testa, signori, andiamo lontani dalla realtà, che ci sarà un, un lavoro da fare, abnorme. Guardate. Guardate che nel 2025 scadono un sacco di calciatori, da tantissimi, il Meccheni di turno, ti scade, il Chiesa di turno, ti scade. No, quanti anni? Io gli do quanti anni, a parte che gli anni sono quelli che ha il contratto, Ne quattro altri. Ma io mi aspetto... Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Io mi aspetto che Giuntoli, te lo dico sinceramente, faccia una squadra competitiva il prossimo anno. Io non sono uno che dice al progetto aspettiamo tre, no, 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 né per lui né per Tiago Motta, né per lui né per Tiago Motta. Se Tiago Motta sarà bravo, sarà subito una buona Juventus che è capace di lottare per il campionato. E lo stesso vale per Giuntoli. Se però tu e altri come te, Manfredi, te lo dico con grande amicizia, partite, è stagista, eccetera, eccetera. È uno stagista e sta tornando la Chievo Juve. Che cazzo è stata la Juve per questi tre anni? Ma ragazzi! Il Chievo Juve. E questa è merda Juve, santa miseria. E questa Juve qui che cos'è invece? Se quello è Chievo Juve, di questi, questi, questi tre anni che cazzo è stato? No, no, ripeto, non partiamo bene così. Eh? Non partiamo bene. Non partiamo bene. Non partiamo bene. Se que questa che dite voi sarà chevo Juve ed tutto da vedere questa di tre anni non voglio manco definirla eh. non voglio manco definirla perché parlate è, è, è la versione alla Sir Bibo ci aspettano anni di ridimensionamento e che cazzo è questo per questi tre anni che cosa abbiamo visto in tre anni cosa abbiamo visto in questi tre anni non è il ridimensionamento non lottare mai per il campionato non lo, sono tre anni che non lottiamo negli ultimi sei turni di campionato per lo scudetto. Per lo scudetto. Ma magari fossimo il Chievo. Il Chievo dei Velneri però, eh! Magari! 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 Santo Dio! E dai! E dai. Scusate, io non volevo rantare. E però me le fate. Però, vedete, io quando vengo stuzzicato così, poi mi incazzo. Quando vengo stuzzicato così, perché c'è gente che è lì pronta a gufare, un po' a gufarla, lo dico sinceramente, un po' a gufarla, un po' mi incazzo. Aspettiamo. La big picture non ce l'abbiamo ancora. Non ce l'abbiamo. La scopriremo il 31 d'agosto, ma non solo, ma non solo. La scopriremo con i calciatori che verranno valutati. I nostri, quelli che abbiamo già in squadra. Quella è la cosa più importante. Il primo compito che avrà Tiago Motta sarà Signor Tiago Motta, vede quello là che sta correndo per i prati? Il signor Locatelli, il signor Iling, il signor Ildiz, restano. Lei deve rimettere in sesto quell'atleta, quel calciatore. Quella è la prima cosa, ragazzi. Quella è la prima cosa. Quella è la prima cosa. Eh, chiama lo stagista, chiama lo stagista. No, ma, ma io la risata me la faccio pure. Però, sta, sta roba dello stagista, attenzione, eh. Facciamo attenzione perché, se no, è santo Dio. Ah, santo Dio, santo Dio. Allora, leggiamo un attimino. Non possiamo tenerci quelli che abbiamo e valorizzarli, ma guarda che sarà la prima... Tirzan, sarà la prima cosa. Tirzan, sarà la prima cosa. Il primo compito che abbiamo è questo. È questo. Il primo compito che avremo come a livello aziendale sarà questo. Non, chiaramente, Tirzan, non con tutti. Non con tutti. Cioè, non è che possono... E rimanere in 27, anche perché la Juventus ha tanti calciatori che rientreranno e li puoi tenere tutti. Li puoi tenere tutti? È difficile. È difficile. La rosa, ragazzi, eh, sarà dei 28 calciatori e non possono essere 48 calciatori. Qualcuno verrà scartato. Qualcuno verrà scartato. Ragazzi, c'è una sabre calata. Grazie grazie Rodi che Grazie regalato c'è anche uh, Paterenius che fa 22 mesi ragazzi scusate se vi ho scartato stavo, stavo un po' arrabbiato 22 mesi per Paterenius direttore da prima dobbiamo già mettere sì, dobbiamo mettere l'elmetto col fuoco amico perché sarà così se già ad aprile che non è arrivato l'annuncio ufficiale di Agomotta leggo già certe cose eh, aspettiamo maggio, giugno, luglio, agosto eh. aspettiamo maggio, giugno, luglio, agosto settembre, ottobre eh, ma mi conosco io. Eh. Ma a sto giro, ragazzi, ve lo dico. A sto giro ve lo dico. Sono più preparato rispetto al 2019 eh, che vi conosco bene. Tutti, tutti, tutto il circondario. Co so quello che è stato il 2019 per questa community e nel dibattito juventino. Lo so. Sono molto più pronto. Sono già con l'elmetto. Ve Le preoccupate, ragazzi. Non vi preoccupate, ragazzi. Eh, amici miei, amici miei, amici miei, va bene, va bene, va bene, va bene, Piazza non lo so, non credo, spero di no, non spe spero proprio di no, e eh, non credo comunque, no, ma per esempio, è eh, un altro che tornerà, un altro che almeno il contratto tornerà, il contratto, poi il calciatore non lo so, il, il calciatore non lo so, è Artur, consideratela sta cosa. Che facciamo di Artur? Quello è un contratto pesante. Bisogna liberarsene. Eh, auguri. E colpa... Ecco. No. Artur è giunto lì o oh, l'eredità passata. Perché capite? Poi devi fronteggiare situazioni che non sono manco le tue. Che non sono manco le tue. Devi trovarlo. Sì, il prestito. Bisogna trovare la scuola che se lo prende. E che magari si accolla a metà di ingaggio. È facile? È facile? Non è facile. Non è facile. e eh, ragazzi, questo è. Ora. Leggiamo calciomercato.it. Poi è vero o non è vero? Non lo so. Io prendo la notizia e leggiamo. McKenny. Situazione McKenny. A McKenny pare sia stato proposto come contratto lo stesso che percepisce oggi. McKenny, giustamente, può anche dirti: eh, Scusate, io sto giocando anche bene, voglio un aumento. Eh, Che fate voi? Lo rinnovate con l'aumento? Vi fidate? O vi fidate magari di uno nuovo che arriva? Di uno nuovo che arriva e dice: eh, Ma McKenny è bravo, ma non ci vivrei eh, come Venezia. Ragazzi, pure queste sono situazioni complicate. E quanti calciatori sono nella stessa situazione? Tanti. Sono tanti calciatori in questa situazione. Tanti. Vanno valutati tutti. Io credo, ma questa è la mia idea, non la voglio imporre a nessuno, che se per McKennie, no, eh, se McKennie non si mette in testa di diminuire di percepire lo stesso stipendio che prende oggi eccetera se arriva l'offerta perché lo salutiamo lo salutiamo eh, l'anno scorso io vi ricordo sta cosa eh, qua mi partiranno i minuti lo so già che mi partiranno i 5 minuti perché io su queste cose mi arrabbio scusatemi ma io ho sentito per due mesi tre mesi della scorsa estate faccio no, primavera-estate quindi aprile, maggio, giugno dell'anno scorso che per 10 gol fatti con la minchia da rimpalli da situazioni di calcio ruttato perché per quello, quello calcio ruttato bisogna rinnovare rabbia a tutti i costi rinnovare rabbia a tutti i costi ecco Rabiot Vale, no. e Rabbiola l'abbiamo rinnovato per un anno aumentando il lingaggio, perché altrimenti non restava. Altrimenti non restava. Da 8 a 9. Da 8 a 9 per i gol con la minchia. Capito? Come fa e torniamo sempre al solito discorso. Torniamo sempre al solito discorso. Come facciamo a valutare questo parco di calciatori? Se non si gioca a calcio, come facciamo? È impossibile. Perché siamo in una situazione tale che le pippe ci sembrano forti. Gatti ci sembra imprescindibile. Perché gioca sempre, perché porta la grinta. I portatori d'acqua sono le star e le star diventano portatori d'acqua. Capite che è complicato fare una valutazione, ragazzi? È complicato. Noi abbiamo un Gatti che è un eroe di questa Juventus e Chiesa che dovrebbe essere lui la star che fa schifo al cazzo. Che fa schifo al cazzo. Ma questo, ragazzi, è un paradosso che si crea solamente con questa guida tecnica. Eh? E, ma anche nello storico delle, delle sue precedenti gestioni, in altre squadre, il Milan ragazzi nel milan pirlo sembrava uno che se ne doveva andare via van bommel e nocerino erano dei perni van bommel e nocerino andrea pirlo andrea pirlo vinciamo i campionati con pirlo grazie al cielo per me è molto ve lo dico per me è molto più decisivo pirlo di conte per il primo scudetto della juventus guardate un po che vi dico è più decisivo pirlo di conte eh, capito come fare una valutazione seria su questi atleti professionisti? Credetemi che è difficile. Credetemi che è difficile. Noi abbiamo avuto giocatori, Douglas Costa, Dybala, eh, Pianic, i, i, i migliori talenti. Tra i migliori talenti passati, il nostro bra bravo Luca, però il nostro giocatore imprescindibile era Mandzukic. Bravo, ma non sto discutendo. Era bravo, ma nel sistema Allegri Manzucic è più importante di Wayne. Manzucic è più importante di Wayne. E quindi se io devo ripiazzare al mercato Manzucic e Wayne, Manzucic magari non se lo prende nessuno perché ha già avuto una certa età e soprattutto non vuole andare in altro tipo di squadre, magari ehm, esotiche. I Wayne. Oh. Sono passati due anni dall'acquisto. A 90 milioni poi lui ci mette il suo, eh? Non lo giudico. Lui, lui ci mette il suo. Rendimento di quinto. Uh, um. Crollato. Crollato. Per questo quello che vi sto dicendo è che tocca non portare pazienza, ma stare attenti tocca portare pazienza e stare attenti che non sarà facile ma se saranno bravi e io penso che saranno bravi in tempi rapidi ci toglieremo delle soddisfazioni molto velocemente questo è quello che vi sto dicendo io poi se volete darmi retta, darmi retta. se no andate da chi vi dà le percentuali chi vi racconta le minchia fate quello che volete io perdo la voce, ranto, sbatto faccio cercando di riportarvi all'ovile della verità la mia la mia verità, non quella suprema che non ce l'ha nessuno se vi va bene, ottimo se no sti cazzi, ci sono tanti canali sulla Juventus ragazzi ci sono tantissimi canali è pieno di gente che vi fa sognare è pieno, io mi, mi, mi preferisco la concretezza delle idee subito, e ce l'ho ce l'ho anche io l'hype, sinceramente io ho un hype, questo ne parlavo con Antonio ma anche nel redazionale LB questo è il primo progetto Juve che parte il primo progetto Juve serio dai tempi di dai tempi di, del primo Marotta facciamo un resoconto se volete lo facciamo insieme se volete lo facciamo insieme dal post Berlino-Cardiff noi non vediamo nessun progetto è solamente un tirare a campare Prendiamo il migliore possibile Ronaldo. Prendiamo il migliore possibile eh, Higuaín del, del turno, il Douglas Costa di Daly di turno. Ma quelli non sono progetti. E spendere i soldi. E spendere i soldi. Poi eh, non ci va bene Allegri. Prendiamo Sarri. Non ci va bene Sarri. Eh, Metti met, Pirlo. Prima va next gen e poi prima squadra. Poi non ci va bene Pirlo. Marcia indietro. Allegri. Questo non è un, non, non è un progetto. Quello che, stiamo, che vedremo a partire dal giugno, maggio di questa, tra un mese e mezzo, un mese, un mese, è il primo progetto serio da 7-8 anni. Per questo, io come faccio a non essere citato? A me vedere la ricostruzione, a me vedere, ragazzi, ve lo dico sinceramente, io sono un fan degli inizi. Come sono un fan del girone d'andata dei campionati, no? Già al ritorno mi rompo un po' i coglioni. Sono un fan di vedere la costruzione di una casa dalla fondamenta fino al tetto, dalla dal dalle piccole cose fino alla grandezza. È molto più eccitante, secondo me, seguire questo processo di costruzione perché poi sono tutti bravi no quando la casa è costruita è bella è spaziosa confortevole è pittata benissimo alla grande è bellissima e poi sono tutti bravi ad aggiungerci l'elettrodomestico eh, perfetto e funzionante ma prima devi costruire la casa però prima devi costruire la casa e poi dopo poi dopo no mettiamo la tv 85 pollici senza casa non c'è tv però noi dobbiamo costruire una nuova casa. Con, paziente, con, con pazienza, ma con attenzione. Pazienza non vuol dire uno buttare i soldi. E due, non stare attenti. Perché se cazzate farà giunturi, noi diremo che ha fatto cazzate. Se cazzate farà Tiagomotta, diremo che ha fatto cazzate. Che magari non portano avanti la crescita, ma vanno avanti con un qualcosa che sia di immediata fruizione ma di eh, svantaggio futuro a medio e lungo termine questo deve essere importante e che sia importante da capire per tutti voi che sia importante da capire per tutti voi se voi ecco perché, non ec ecco perché ragazzi signori non arriverà Antonio Conte non arriverà Zidane chi vi parla di Zidane sta dicendo una stronzata non arriverà Mettete, via, mettete altri nomi non arriveranno perché quegli allenatori lì oggi ti chiedono ti fanno la lista della spesa e ti dicono Klopp già è più bravo a ricostruire secondo me Marpet prendono la lista della spesa e dicono voglio questo qui ma manco il ruolo il nome ma manco il ruolo il nome questo, 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 questo questo e quest'altro cioè società prendimelo e non è così. E non è così. E non è così. Non è così, ragazzi. Al massimo, l'allenatore potrà indicare le caratteristiche. Gli dice, caro Giuntoli, un centrale coi piedi buoni. cioè una lista di 30 nomi. Questo non può perché è sotto contratto. Questo non può perché eh, piace di meno. Questo sta malato. Questo è così. E poi si fa una scrematura. Ma questo deve essere la cosa fondamentale. Ed è il motivo per cui, se non sarà Tiago Motta, sarà Palladino. Se non sarà Palladino, non sarà. sarà... Ma scordatevi quel tipo di nomi lì. Non siamo in, non siamo in quella situazione. Io vi aggiungo un'altra cosa. Non eravamo nella stessa situazione manco nel 2021 nel 2000, noi siamo in ritardo ma lo volete capire che sto processo lo dovevamo farlo anni, anni 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 fa siamo in ritardo questi tre anni sono di oscurantismo perché abbiamo già sbagliato tutto siamo in estremo ritardo sta cosa qui, sto discorso qui io lo facevo nel 2021 mentre tutti quanti voglio l'allenatore, prendimi a lei! Un culo, rispondo io. Non eravamo in quella situazione in cui bisogna portare i risultati. Nel 21 eravamo nella situazione che era già disastrata, era già disastrata. Bella, bella, bella disastrata. Bella disastrata. E io dicevo: scusate, scusate, ma non ereditiamo nel 2021. Non ereditiamo dei giocatori di 26, 27, 28 anni, pronti, fatti e finiti. Noi nel 2021 abbiamo una squadra in cui molti calciatori sono già vecchi: Chiellini, Bonucci, eh, ce n'erano già alcuni, ah, tanti altri. Ronaldo stesso, Ronaldo stesso, poi ceduto è la cosa giusta è stata secondo me e quelli nuovi che ci sono c'erano i demiral c'è pure lui c'era romè c'era dovuto pure lui c'era delete c'è dovuto pure lui vanno sgrezzati e incanalati in un sistema se te te preghi allegri oggi nel 2021 se ti prendi nel 2021 allegri te invece ti chiedi e infatti c'è la prima conferenza stampa con abbraccetto con Agnelli. In cui se danno la mano, se scambiano i baci dicono: bisogna vincere, vincere e vinceremo. Che cazzo vinci? Cosa vinci? Prima giornata in casa del campionato, la prima in campionato. In campionato, Juventus 0-1, Chellini Allegri. Non è squadra questa, e grazie al cazzo mi verrebbe da dire. E chi la crea la squadra? Chi fa la squadra? Chi dice ai giocatori: tu devi fare così, così e colà, incanalare in un sistema. Era la, Era la prima in casa, ho detto: prima in casa, la prima è stata con l'Udinese è stata coludinese, ragazzi lo so, ho detto la prima in casa italiano, santo Dio, non mi fate incazzare pure voi <ride> santa, santa miseria capito? non è squadra, la squadra la crei in ritiro la squadra la crei con i calciatori che tu porti dal livello A al livello A per 3 a 23, 24 anni 25 anni abbiamo fatto il revanchismo dell'allegrismo e mo' Ci avete paura di giuntoli? Ci avete paura di giuntoli che gli chiediamo di fare una squadra in combutta con l'allenatore nuovo, dicendo andiamo verso il ridimensionamento? E che cazzo abbiamo visto negli ultimi tre anni? Che cosa abbiamo visto negli ultimi tre anni? Più ridimensionati così, ragazzi. Alzo le mani. Alzo le mani. Abbiamo visto... Nelle scorse estati, gente non messa in campo, non presentata nemmeno, scartata, mandata al macello. Ragazzi, più di così. E più di così. Vabbè, facciamo il taglio per YouTube. Questo era il contenuto per YouTube. Non volevo urlare, non volevo urlare, però mi avete costretto in qualche modo. YouTube, ci vediamo, tra, ci vediamo tra un minuto. Altre domande? Abbiamo altri video da far vedere, magari? Eh, e niente, tra un minuto, tra un minuto ci, ci rivediamo. Eh, YouTube, iscriviti al canale, piazza un like anche su un lato, un commento, eh, attiva la campanella di notifica, andate su telegram per cortesia, live Bianconi Acianne su telegram. Tra un minuto ci rivediamo.